L'imprenditoria artigiana fiorentina chiude la prima metà dell'anno con numeri in sostanziale tenuta. In dettaglio, le imprese artigiane chiudono il primo semestre a 27.324 unità, valore in moderato calo rispetto a giugno scorso, meno 0,3%. Il tasso di natalità su base trimestrale si è attestato all'1,7%, mentre il tasso di mortalità si è fermato all'1,4%. Il saldo positivo del trimestre quindi recita 463 iscrizioni rispetto a 369 cessazioni. Grazie ai dati che ci ha fornito la Camera di Commercio al 30 giugno del 2023, ecco, su questi dati certi noi possiamo fare le prime considerazioni e le analisi. Le abbiamo da qualche settimana, per cui siamo stati in grado di essere relativamente contenti di questa tenuta. Negli ultimi tre mesi il trend è positivo, infatti si ha un aumento delle attività artigiane dello 0,3-0,5% nella città metropolitana di Firenze. Tra l'altro un dato molto vicino a quello nazionale. Beh, questa tenuta e comunque un trend positivo ci fa ben sperare. Ripeto, questi sono dati che però ci sono molto utili come associazione di categoria, perché al dato macro noi riusciamo anche a dargli un valore in più, il valore della ricaduta poi nei singoli settori, nei singoli mestieri come noi ci dividiamo. In crescita, sottolinea la Camera di Commercio, i servizi alle persone, gruppo dove la parte largamente maggioritaria è collegata ai servizi di cura della persona e le costruzioni. In ribasso, il numero di attività artigiane nel manifatturiero e nei servizi legati al trasporto merci e gestione logistica. Da notare però che su base trimestrale le stesse attività rimangono sostanzialmente stazionarie. A leggere nei dati della Camera di Commercio c'è anche un dato sottile che traspare, ovvero che sono sempre tante, troppe, ahimè, le imprese individuali nel settore dell'artigianato, mentre crescono con grande difficoltà quelle legate alle società di capitali, quindi le SRL, le società di persone o le società di capitale. Questo è il problema, perché per fare fronte a medio termine, a un'economia che sta cambiando, a un mondo che sta cambiando, c'è bisogno di imprese che siano strutturate. Quindi il nostro obiettivo è riuscire ad accompagnare le imprese verso una maggiore solidità. Il registro imprese della Camera di Commercio di Firenze ha dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio massiva, che coinvolge circa 900 SRL e SPA in liquidazione da almeno 3 anni e che non hanno depositato i relativi bilanci in fase di liquidazione. Ulteriori informazioni e il provvedimento integrale sono scaricabili al link dedicato oppure cliccando sul QR code. Tutto pronto per Next Generation Fest, il più grande appuntamento pubblico in Italia dedicato agli under 30. L'evento, in programma sabato 21 ottobre al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, è promosso dalla Regione Toscana e Giovani Sì e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato. Camera di Commercio ricorda che presso la sede di Piazza dei Giudici, ogni lunedì, è in funzione uno sportello gratuito di consulenza sulla proprietà industriale per ottenere informazioni di primo orientamento in materia di valorizzazione e tutela di marchi e brevetti. Per prenotare un appuntamento, visitare questo link oppure cliccare sul QR code. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni la newsletter Camera News direttamente nella mail.